Benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video a cui tengo particolarmente perché è una collaborazione, come avrete capito dal titolo, che poi tra l'altro sta qua sotto, con il canale di La Makeup. Io adoro il La Makeup 02, di cui vi lascio il link al video che avremo, che insomma giriamo in collaborazione, e al suo canale in generale, che vi consiglio vivamente di controllare nel caso in cui non ne fosse a conoscenza, perché è davvero un canale bellissimo. Oltre ai video che sono esteticamente molto carini, lei ha un sacco di cose fighe, cover per il telefono, vestiti, scarpe, si trucca benissimo, veramente mi sta simpaticissima. E quando le ho chiesto di fare questa collaborazione, lei ha accettato, sono stata proprio contentissima, quindi la ringrazio. E niente, vi lascio, mi raccomando, i link qua sotto per controllare il suo profilo, nel caso, il suo canale, scusate, nel caso in cui non la conosciate. So che starete per dire shame on me, quindi vergogna su di me per quanto riguarda la sezione libri. Allora ragazzi, io in questo periodo sono stata impegnatissima con la scuola. Chi mi segue su Instagram sa che io ho praticamente dedicato le scorse 3 settimane allo studio per la simulazione di terza prova, e che mi ha veramente impegnato testa e corpo, anima, in tutto e per tutto, per veramente un sacco di giorni. Quindi non ho potuto leggere, o meglio, io non è che non leggo quando vi dico che non ho un libro da dirvi, però leggo pezzi di libri, libri per la scuola come vi ho detto in questo caso, eccetera, quindi io praticamente mi metto a letto e boom, crollo, e quando non sto a letto sto studiando, quindi non ho avuto tempo. Io mi auguro veramente di che voi mi seguiate ancora quando sarò magari in estate, perché in estate vedrete tipo 3 libri al mese, perché io leggo tanto in estate, perché comunque mi piace. Il cosmetico del mese è veramente un boom, cioè una rivoluzione per me, un prodotto sicuramente che sarà tra i promossi del periodo, perché davvero me ne sono innamorata, ed è la Cyprian della New York Color, fatta in questo modo, che trovate tranquillamente da Upim o da OVS, e praticamente è nella colorazione 701A traslucida ed è veramente fantastica. È fatta in questo modo, quindi qua vedete il prodotto che è tanto, e poi qua vedete un mini specchio e qua una spugnetta che io però non uso, quindi ho tolto, e veramente mi ci sto trovando benissimo, la uso tutti i giorni perché mi va veramente a ridurre l'oleosità della pelle, e per i fondotinta fluidi, quindi liquidi, è perfetto, perché messo sulle zone in cui uno tende più a lucidarsi, veramente ve li opacizza al massimo. Mi ci sto trovando benissimo, tra l'altro è pure del mio colore di pelle, che di solito vi dico sempre che non le trovo, invece l'ho trovata e sono super felice. Film del mese. I film del mese sono due. Uno, vi ho fatto un video apposito, recensione, di cui vi lascio il link nell'info box, cioè 50 sfumature di grigio, e non mi soffermo perché ve ne ho parlato ampiamente per circa 15 minuti. Il secondo film invece... secondo me non è molto conosciuto, è tratto da uno dei romanzi di Nicholas Sparks. Io non sono una grande amante dei romanzi di Sparks, però sono amante dei suoi film. Oddio, non è che siano capolavori, nel senso sono sempre smielati, eccetera, però sono quelle smielature che a me sinceramente dopo un po' stufano, però me le guardicchio, insomma. E questo film si chiama The Best of Me e racconta la storia di Amanda e Dawson. Si incontrano dopo 20 anni perché una loro conoscenza, insomma, è venuta a mancare in comune. E rivivono quella storia d'amore che era iniziata quando loro erano soltanto degli adolescenti al liceo, e che per vari motivi, in particolare per la famiglia di lui che è pazza, era dovuta finire. E la passione riprende, anche se per poco. Io vi lascio veramente proprio sospesi e vi consiglio di guardarlo, perché a me è piaciuto davvero molto, insomma è stato molto carino. Però è il tipico film da vedere per esempio sul divano, o con un'amica o con la mamma, con i popcorn, con i salviettini per piangere, magari col Play-Doh in questo periodo che fa freddo. È proprio un film per quella situazione. Musica del mese. Due canzoni. Blank Space di Taylor Swift e Love Me Like You Do di Ellie Goulding. C'è stato un attimo di dubbio. Cibo. Il cibo che ho mangiato in grande quantità questo mese è sicuramente il kebab casalingo. Che cos'è? È il kebab che fa mia mamma. Io davvero ho difficoltà ormai ad andare in qualsiasi kebabare e chiedere il kebab, perché davvero non mi piace più quanto quello che fa mia mamma, che è buonissimo, ed è fatto con le salsicce speziate, cioè fantastico. Per scoperte, in questo mese ho scoperto un sacco di youtubers, che però vi metterò diciamo un po'
pian piano con i mesi, semplicemente perché so che arriveranno i mesi in cui non avrò tempo di vederle, insomma, di cercare nuovi youtubers, e quindi non saprò che cosa dirvi. Però la youtubers di questo mese ce l'ho, ovviamente, ed è veramente una ragazza assurda. Che aggettivo per descrivere, Marti? È davvero una ragazza fantastica, nel senso che, oltre ad essere bellissima, si fa dei trucchi pazzeschi, non trucchi del tipo, sì, un trucco da tutti i giorni, insomma, cose che faccio io banali, ma fa delle cose allucinanti, cioè, tipo, si trasforma veramente. Adesso vi faccio vedere la sua pagina, il suo canale. Questo è il suo canale YouTube, e fa dei trucchi pazzeschi. Io in ogni caso vi lascio il link per appunto vedere il suo canale nell'info box, e fa dei trucchi pazzeschi, veramente, tipo si traveste da Daenerys Targaryen perché è fan di Game of Thrones, poi ha fatto una cosa che mi ha sconvolto, cioè per la prima volta nella mia vita, io non l'avevo mai visto, ha fatto un tutorial per come trasformarsi in un bradipo. Lo so che anche voi adesso a casa starete tipo, lo so, anche io sono rimasta così, è assurdo, e vi consiglio di vederlo, è davvero carino. Serie TV. Allora, questa serie TV l'ho già menzionata nel mese precedente, ma non potevo fare a meno perché Pretty Little Liars è formata da 5 stagioni con 25 puntate ciascuna. Quindi voi capirete che ci vorrà del tempo prima che la finirò. Penso che sarà anche la serie TV del mese di marzo. Però io ve la consiglio perché davvero mi sta intrippando tanto. Io rinnovo il mio amore per Spoby, cioè Spencer e Toby, che veramente mi fanno piangere ogni volta che li vedo, sono troppo ciccini. E poi Keegan Allen è veramente tipo il bonazzo della situazione di sempre. Foto Instagram. Allora, foto Instagram del mese è sicuramente questa qui. Questa qua, che ho scattato circa un paio di settimane fa con la reflex e poi ho modificato con il telefono. Un sacco di ragazzi mi hanno chiesto come ho fatto, se potevo insegnare a farlo, eccetera. In realtà è molto semplice come metodo, però mi rendo conto che da spiegare sia scritto che così oralmente senza farvelo vedere è un po' complicato. Magari scrivetemi nei commenti se potrebbe interessarvi un video su come edito le mie foto. Accessorio del mese. L'accessorio del mese è questa cover, cioè la cover di Michael Kors che mi ha regalato, per il telefono ovviamente, che mi ha regalato mia cugina per i miei 18 anni, che adoro, e questo mese l'ho praticamente usata tutti i giorni, cioè non si dica mai che veramente io la cambio praticamente tutti i giorni la cover. Questo mese in realtà ho lasciato sempre questa perché è proprio comodissima, anche se ha queste praline qua dietro. Trucco. Il trucco del mese sono stati i nudes sulle labbra. Voi direte, tu che metti i nudes, tu che li odi, lo so ragazze, io li odio i nudes, però in questo mese, col fatto che non ho avuto tanto tempo per uscire, perché comunque stavo sempre in casa a studiare, ogni tanto mi annoiavo e mettevo i nudes, oppure per andare da mia nonna, ovviamente non mi andava di sprecare il rossetto nero, quello rosso belli, perciò usavo dei nudes, però alla fine li ho utilizzati un bel po', infatti io non l'ho anche finito, quindi i news. Evento. In questo mese, nella mia vita, ci sono stati una marea di eventi, non tutti mi riguardano direttamente, però sicuramente tutti hanno avuto un'importanza per me. E voi direte, ma perché avevi un quaderno di scuola? Questo è il quaderno di matematica, limiti, perché gli eventi li ho segnati qua, perché non me li sta, mi sono venuti in mente un sacco durante una lezione, pensate che attenzione, e perciò ho detto, prima che me li dimentichi, me li scrivo. Allora, il primo evento di febbraio è stato sicuramente il fatto che io sono andata il weekend tra fine gennaio, quindi 31 e 1 febbraio, a casa del mio ragazzo, e quindi mi sono svegliata praticamente a casa del mio ragazzo in Campania, vicino Salerno, e è davvero stato un bel risveglio, quindi sono stata proprio bene. Poi il secondo evento del mese è stato il fatto che io ho preso i biglietti finalmente per andare a Chicago quest'estate con le mie tre migliori amiche, cioè Flavia e Francesca, ciao, perché abbiamo deciso di fare il viaggio di maturità lì, perché approfittando del fatto che una delle due Flavie, che avete visto nel Best Friend Tag, è americana, è a casa a Chicago e quindi siamo sue ospiti. Terza cosa, la scoperta del viaggio di istruzione, quindi quello organizzato dalla scuola, a Vienna. Infatti io tra un po' di tempo, un paio di settimane circa, partirò per Vienna. E io davvero sono felicissima, perché ho proprio bisogno di staccare per una settimana, di stare con i miei amici, e sono troppo felice. Poi, quarto evento, c'è stato Sanremo. Vi sembrerà una vecchietta, ma io veramente guardo Sanremo da quando ho praticamente un anno. Quindi, cioè, per me è un evento che aspetto proprio in fibrillazione tutto l'anno e sono stata contenta, a maggior ragione quest'anno c'erano sia Pier Jeff che Lorenzo Fragola, che come saprete seguo molto. Poi, 5, c'è stato uno spettacolo al teatro che sta in via della conciliazione, non riconciliazione, a Roma, e è stato lo spettacolo sulla famiglia Adams con Elio e Geppi Cucciari, che mi è piaciuto un sacco, era più un musical più che uno spettacolo recitato, però mi è piaciuto un sacco. Poi 6,
50 sfumature di grigio, che per quanto mi sia piaciuto, non piaciuto, critiche, non critiche, era comunque l'evento che aspettavo da un bel po' di tempo, quindi altro evento. Poi c'è un sacco scritto Tommacello. Poi sono iniziati i braccialetti rossi. Voi saprete che a me i braccialetti rossi piacciono. Mi era piaciuta da morire la seconda. Sì, buonanotte. La prima stagione. Quindi aspettavo veramente con ansia la seconda. Non mi sta piacendo tantissimo. Però comunque io devo seguirla, perché una volta iniziata io le cose le devo finire. Sono fatta in questo modo. Poi, 8. Ho scoperto che la mia youtuber preferita italiana, cioè la Simina, come sapete, è incinta e aspetta una bambina con Michael, che è un altro, è il mio youtuber preferito maschile, quindi cioè, non potete capire che proprio che soddisfazione nella vita, veramente sono stata contentissima. Gli rinnovo le mie congratulazioni ad entrambi, anche se non vedranno mai questo video, però a entrambi. Poi, ultima notizia, che è la nona, no, sì, la nona. American Horror Story ha annunciato la nuova stagione, che voi saprete che mi rende felicissima, per ottobre. Si chiamerà Hotel, ma non è questa la cosa più importante, ma il fatto che Lady Gaga, che saprete è tipo il mio idolo, sarà uno dei personaggi principali. Questa cosa mi ha totalmente scioccata, tanto che quando io l'ho scoperto stavo studiando per la terza prova e il giorno dopo ce l'avrei avuta. Quindi ho guardato questa cosa sul telefono e poi ho tipo lanciato i libri, io non studio più, perché questa cosa mi ha totalmente destabilizzata e mi ha reso veramente felicissima, perché rimane là, proprio non me l'aspettavo e sono stata veramente contenta. Voi non avete idea, mi sarei dovuta fare tipo una reaction, no, da mettere poi su YouTube, perché sono stata tipo poi oddio, non ci posso credere, quindi sono stra felice. Infine devo fare i saluti, perché diverse ragazze mi hanno chiesto di essere salutate, perciò io, che sono una persona seria, non come niente, saluto. Allora me li sono segnati, ovviamente, perciò devo salutare Elena Ragozzi, poi Lucia su Snapchat, Carla trattino basso smile 1 di Instagram, e poi un'altra ragazza che si chiama, non la trovo più, si chiama World of Flowers su Instagram. Perciò un grazie, questo è un bacio e un grazie enorme a tutte queste ragazze che mi seguono sempre, veramente mi scrivete sempre, mi fa piacere. Perciò niente, il video è finito. Grazie per essere arrivati fino a qui, mi raccomando controllate il canale di La Makeup, perché è davvero un canale validissimo. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!